deciso di fare il medico tra grandi incertezze, tra medicina, filosofia e architettura. Ho deciso di fare il medico perché mi sembrava di poter essere più utile a fare il medico che a fare l'architetto, anche se poi non sempre è così vero. Per un discorso di, sì, come dire, di disponibilità verso gli altri. Una famiglia che ho seguito tutta e in cui l'unico veramente infetto era l'uomo che non ha trasmesso l'infezione a nessuno né alla moglie né al figlio, ma in realtà lui è stato l'ultimo a morire. Gli altri due sono morti prima, addirittura il figlio suicida. Quindi è stata come dire, il sopravvissuto era quello che aveva 2 CD4 quando l'ho diagnosticato ed era sul piede di morte, campato altri molto di più dei sani familiari che aveva intorno. Quindi è stata una storia abbastanza drammatica. Tantissimo, sicuramente tantissimo perché è stato in parte la chiusura di un cerchio, cioè io ho iniziato non proprio con l'epidemia di AIDS, perché ho iniziato con l'epidemia di epatite, ma insomma diciamo l'AIDS è stato una delle prime cose cioè il leitmotiv di tutta la mia carriera di fatto. Ma soprattutto all'inizio è stato qualcosa di drammatico, che lì era drammatico perché vedevo la gente della mia età che moriva. Ora col Covid è drammatico e vedo la gente della mia età che muore, cioè io sono invecchiata e anche la malattia ha colpito altre persone. È stato drammatico perché veramente si navigava nel buio e c'era terrore e una solitudine pazzesca. Questa Milano deserta, credo che me la ricorderò fino alla fine dei miei giorni. E poi il carico di responsabilità, di decisioni che si doveva prendere ogni 2 per 3, la mancanza di mascherine all'inizio, cioè l'inizio è stato un qualcosa di veramente drammatico. Credo che mi abbia tolto anche non solo a me, anni di vita proprio. Arriviamo a casa stravolta alle 10 di sera, non c'era sabato e domenica che ci fosse. Veramente pesante. Ma rifarlo, diciamo che vorrei evitare di ritrovarmi in una situazione analoga. Soddisfatta, beh, innanzitutto si sono instaurati una serie di rapporti con colleghi che non avevamo, quindi c'è stata una grossa solidarietà con alcuni, con altri anche dei grossi scontri, per carità, però eravamo tutti molto appassionati, ecco, anche il contrasto su terapie, su cose, era legato a una passione reciproca. Quindi sicuramente è stato un momento di riscoperta di una serie di persone con cui si lavorava in fondo da decenni e con cui si è stretto un rapporto particolare. E nello stesso tempo sicuramente tutti noi siamo cresciuti nel prendere decisioni, nell'imparare delle cose che sapevamo solo sui libri. Perché cioè, forse la cosa che ci ha in qualche modo aiutato è stato che anni prima avevamo fatto non so quante simulazioni di esercitazioni per il pericolo di Ebola, che se Dio vuole non è mai arrivato, ma ci mettevamo, sfogliavamo i camici una volta alla settimana con tutte le varie manovre. Quindi questo sicuramente ci ha aiutato. Però insomma, sicuramente rifarlo, francamente, forse solo per qualche giorno, giusto per rivivere quel sapore e rendersi conto di quanto siamo fortunati ora. Una parola, forse tenace.